Ed eccole qua le buste oggetto di discussione. Arido, voi che prezzo avete applicato? Noi, come tutta la nostra catena e il nostro gruppo, abbiamo applicato 2 centesimi. Anche se si tratta di una legge che ha recepito una direttiva, sono nate delle polemiche sui social, vediamo anche delle foto che hanno postato con, non so, mele e mandarini già prezzati uno ad uno. È possibile oppure comunque la busta è obbligatoria? No, almeno oggi la busta è obbligatoria e quindi ogni articolo che, tranne alcuni tipo meloni o ananas che magari si può pesare direttamente senza busta, il resto degli articoli va comunque messi in una busta singola. Si parla anche di buste monouso in questi giorni, che cosa ne pensa e se è possibile? Allora, ci sono sicuramente dei problemi da superare per il riutilizzo, ancora non c'è niente di certo perché ci sono informazioni poi smentite su questa cosa, aspettiamo un attimino quello che era la chiarezza della cosa, anche noi avremo dei nostri problemi sul riutilizzo per capire quella che viene portata o non portata da casa, certo. Insomma. Rimaniamo invece sul prezzo, questi 2 centesimi che cosa comprendono e se è un investimento che dovete fare voi in primis? Allora, i 2 centesimi è una politica che Conad, diciamo il gruppo Conad, come d'altronde anche altri gruppi se vedi in giro, applicano al cliente perché la legge prevede il costo, diciamo, di far pagare la bustina, se vuoi chiamare bustina, riutilizzabile al cliente. Chiaramente il nostro investimento è maggiore perché a noi a monte costa una cifra superiore per far sì che poi vada tutta la tassa, tutto quello che è. Noi paghiamo una cifra superiore, però diciamo il prezzo che applichiamo minimo sindacale, se lo vogliamo chiamare così, è di 2 centesimi. Ci sono state già delle lamentele da parte dei clienti? Sì, anche perché adesso c'è molta confusione in giro, chi applica una cosa, chi applica un prezzo, anche se siamo tutti lì, ho visto che non cambia molto, però chiaramente il far pagare obbligatoriamente una cosa già di per sé scaturisce, scatena dei dissensi, insomma.